E per RKO dall'altra parte del telefono, Kalashima, come stai? C'è Massimiliano e Federico, come state? Bene, bene, Ciao, benissimo. siamo tornati ieri notte, quindi siamo Infatti. ancora pieni del rumore che hanno fatto a fine concerto. Immagino. È stato davvero emozionante, Ma sì, il infatti popolo. volevo essere sul pezzo perché so che siete appena tornati dalla Spagna, però un passo indietro. Voi siete sempre in giro da un sacco di tempo, no? Avete fatto Tanzania, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa e poi anche il tour in Canada, quindi già, insomma, avete fatto incetta di concerti, quindi un'esperienza incredibile, no? Ma sì, è stato un anno bello prolifico. Da un certo punto in poi siamo stati fin troppo in giro. Ecco, questo forse dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere l'ultimo concerto, ma non è vero perché il mese prossimo ce ne andremo in giro di nuovo, insomma. Ecco, non ti crede nessuno, Massi. comunque Canada, ecco, Canada Tour insieme con Andrea Ramolo è stato un successo, ho saputo insomma cose incredibili. Ero molto curioso della Tanzania perché non riesco nemmeno a immaginarlo, cioè, come sono stati i live e tutto il resto, però dato che siete freschi di Spagna, avete fatto queste due date in Spagna, ecco, com'è andata? Qualche aneddoto, com'è stato il pubblico? Vai Fede. Allora, in Spagna è stato molto intenso perché vabbè, noi siamo stati sul territorio spagnolo, abbiamo portato la nostra musica tante volte, quindi diciamo che c'è un contatto particolare con il pubblico spagnolo e è stato molto bello perché i due concerti erano molto diversi fra loro. A Madrid abbiamo fatto un concerto molto molto intimo, quasi in semi-acustico, Cavolo. e questo ci ha permesso di poter avere un contatto molto più diciamo intenso, diretto con la gente che è venuta ad ascoltarci, ed abbiamo anche avuto la possibilità di approcciare, cosa che non succede da un pochino di tempo, di approcciare in un modo un pochino più unplugged al nostro repertorio, che come sai è ricco di inserti elettronici o Certo. comunque in full band abbiamo una massa sonora di un determinato tipo. Questo a Madrid. Il giorno dopo siamo andati a El Magusto, a Carballo, dove invece abbiamo fatto un concerto in full band ed è stato veramente intenso perché il pubblico di El Magusto ci aspettava, dato che non è la prima volta che veniamo in quel festival, ma la seconda. Quindi è stata una sorpresa anche vedere la coda dell'entusiasmo del concerto, del primo concerto fatto lì. C'era gente che è tornata ad ascoltarci ed è stata un'esplosione di energia. È stato veramente, veramente bello. Come diceva Massimiliano, abbiamo ancora nelle orecchie la voce del Il pubblico. rumore. Eh sì. E infatti, tra l'altro, credo che voi ormai da tempo abbiate comunque preso coscienza, no, del fatto che la produzione della band, pur venendo dalla Puglia, è anche radicata rispetto ad alcune sonorità, però in verità il sound che avete messo su è internazionale. Quindi ormai vi siete resi conto che insomma la band funziona anche all'estero e funziona anche molto bene. E quando tornate in Puglia, che succede? Cioè, quando tornate in Puglia vi sentite un po' così a disagio o cosa? Dipende da quanto tempo siamo stati in giro. Comunque, allora, il ritorno è sempre molto forte, però ogni nazione ha il suo modo di rispondere. Tipo in Germania sono eccezionali, ma in tutta Europa, in Australia, quando siamo andati in Australia, la gente non ci poteva credere. In Canada, che è immenso come paese, è un paese che ha bisogno di socialità. Questa è una musica che mette energia in campo, la condivide, la moltiplica. Ecco, lì anche è stato un'esplosione, perché noi suoniamo, diamo energia e poi ci ritorna con l'esponente questa energia. Quando suoniamo a casa,
io parlo da me, insomma, da Massimiliano De Marco, sono un po' più timido, sinceramente. Cioè, sono, come dire, un po' più, sì, forse mi imbarazza un po' di più suonare, cioè, mi sento più libero fuori, ecco. Ma non so quanto traspare questa roba qui. Gli altri invece li vedo tutti belli carichi in ogni situazione, ecco. Sì, poi come dicevi, il concerto che portiamo in giro è pensato per avere davanti un pubblico internazionale, fondamentalmente, perché sono circa 15, 16, 17 anni, ora non ricordo più, che siamo nel circuito internazionale. Chi va a vedere i concerti che facciamo, no? I tour annuali, la sommatoria di anno in anno, può andare a vedere che l'80%, forse di più, dei concerti che facciamo non sono sul territorio italiano. Quindi noi negli anni progressivamente abbiamo ricevuto stimoli non locali, ma poi ovviamente per i performer, per le band come noi, il viaggio è la fonte più importante, la fonte principale di input e di stimoli. Noi siamo cresciuti, ci siamo formati in giro per il mondo, in giro per i festival, e ovviamente abbiamo assorbito quello che abbiamo vissuto attraverso gli incontri, attraverso l'ascolto, attraverso i luoghi, le esperienze, i sapori, perché poi fondamentalmente ci piace mangiare. È vero, questa è una cosa che accomuna tutti quanti noi. E quello è lo scopo principale, diciamo, della nostra attività musicale, andare in giro a mangiare. Comunque, come dicevo, abbiamo iniziato a comporre in questo senso, quindi, come diceva Massimiliano, quando ci troviamo in campo internazionale con pubblici che non hanno minimamente magari nozioni legate alle nostre origini musicali, anche se poi è tutto quanto molto avanti nell'evoluzione, quando ci troviamo in quei contesti internazionali noi siamo paradossalmente perfettamente a casa. Quando magari si ritorna in Italia, in cui per fortuna c'è una grossa attenzione ai linguaggi legati alla world music, ma non alla world music, più che altro alle musiche tradizionali, perché l'Italia è un forziere pieno di tesori per quanto riguarda la musica legata alle tradizioni. Beh, lì siamo un pochino diversi, no? Siamo andati oltre tanti piccoli schemi, e quindi capisco Massimiliano che dice: sono un pochino più intimidito a casa che all'estero. Questa è una cosa bella dal mio punto di vista. C'è stato qualche aneddoto in questo weekend spagnolo? Aneddoti. Allora, che dire? Noi parliamo di mangiare, Massi, parliamo di mangiare, che c'erano quelle 18 pentolacce gigantesche. Allora, dai. Noi abbiamo fatto queste due tappe. La prima a Madrid. A Madrid siamo andati in un ristorante consigliato da una persona del nostro paese che si trovava a Madrid, una alessanese, e siamo andati e abbiamo assaggiato le cose più buone di Madrid, che poi sono anche delle pietanze che usano degli ingredienti, come posso dire, di cucina povera, però nobilitati dall'abilità nel saper gestire e manipolare questi ingredienti e questi elementi, tipo una trippa buonissima, anche se Federico non l'ha gradita perché non gli piace la consistenza, però comunque stiamo parlando davvero di cose da mangiare, siamo dei grandi, incredibili, grandi, cucinate sapientemente. E poi invece a Carbajo, che a 4 ore circa da Madrid, eravamo all'interno di una riserva naturale, e lì la gente è davvero genuina, ci hanno accolto, l'accoglienza è al pari di quella delle regioni del sud Italia, e ci hanno accolto con dei, come si chiamano, dei pentoloni di terracotta fumanti, dove cucinavano, insomma, roba tipo ceci con la carne di maiale, i salumi locali, il famon,
Sì, e quindi noi diciamo, lo possiamo rivelare oggi in trasmissione che abbiamo appunto come scopo principale quello di nutrirci non solo delle musiche del mondo, ma anche di tutta l'ottima cucina che incontriamo in giro quando andiamo a suonare. Quindi la musica è solo una scusa. Fantastico, va Sì, bene. assolutamente. Nel mentre mi stava venendo anche fame. Detto questo, invece, vabbè, voi siete pronti per tornare in studio a registrare il nuovo materiale? Ovviamente, ovviamente, il prima possibile, anche se è probabile che il mese prossimo ce ne andremo in una di quelle zone calde del mondo. E non so se lo posso dire, quindi la tengo lì No. così. E infatti, infatti, Suspense, suspense, manteniamo il segreto suspense. ancora. A questo punto, Massimiliano Federico, io vi ringrazio e insomma, alla prossima, va bene? Grazie a te. Un Grazie. abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.